Antiparassitari per cani e gatti, come scegliere il migliore? Ciao a tutti, benvenuti nella rubrica I consigli del vostro vet. Come ben saprete, l'arrivo della bella stagione porta con sé anche il ritorno di ospiti indesiderati e, con la ripresa dell'attività all'aperto, l'aumento del rischio di contrarre pericolose parassitosi. Oggi voglio parlarvi di come scegliere il prodotto antiparassitario migliore per il vostro animale, perché in realtà non esiste l'antiparassitario perfetto sul mercato, esiste l'antiparassitario più adatto a te e al tuo animale. Spesso infatti ci troviamo a rispondere alle domande dei nostri clienti su quale sia il miglior prodotto antiparassitario da applicare al proprio animale o se il collare è meglio delle pipette o se le compresse sono meglio degli spray o se la pipetta X è meglio della pipetta Y e così via. In realtà, come detto, il prodotto perfetto non esiste, cioè un antiparassitario che sia efficace su tutti i parassiti, sia su quelli cosiddetti esterni sia sui parassiti interni. L'antiparassitario perfetto non dovrebbe essere tossico né per il cane né per il gatto, ma nemmeno per le persone. Deve essere di facile somministrazione, di lunga durata, resistente all'acqua, che non abbia effetti collaterali spiacevoli. Per incominciare a fare un po' di chiarezza in questo labirinto di possibilità, iniziamo a classificare i prodotti per modalità di somministrazione. In commercio esistono le pipette spot on, che si applicano sulla cute o in un punto solo o in più punti, da dietro le orecchie fin sopra la coda. Gli spray si applicano sempre sulla cute, si nebulizzano però su tutto il corpo, non dimenticando le zampe e la pancia. Gli shampoo, ovviamente in questo caso va fatto il bagno all'animale. Esistono le compresse, dove il principio attivo va fatto assumere per bocca all'animale. Esistono i collari antiparassitari. Esistono gli antiparassitari iniettabili ad uso esclusivo del veterinario. Esistono le polveri, ormai in disuso, finalmente direi, perché erano più gli effetti collaterali negativi che i benefici. Come dicevo, ognuno di questi prodotti agisce in maniera selettiva sui vari parassiti. Ci sono antiparassitari che agiscono solo sulle pulci adulti e sulle zecche, ma non agiscono sulle uova e sulle larve. Ci sono prodotti che hanno una efficace azione repellente nei confronti delle pulci e delle zecche, ma hanno un certo grado di tossicità, quindi bisogna avere alcune accortezze, come ad esempio non far dormire il proprio animale nel letto o avere stretti contatti con i bambini. Ci sono dei prodotti che sono del tutto innocui per il cane, ma sono pericolosi se non fatali per il gatto. Così come ci sono prodotti che sono del tutto innocui per il cane e per il gatto, ma sono mortali per il coniglio. C'è il prodotto che si prende per bocca, agisce per pulci, per zecche, per acari della rogna, ha una lunga durata, fino a 3 mesi, però non impedisce al parassita di fare il pasto di sangue e quindi può esserci la possibilità che le zecche possano trasmettere alcune pericolose malattie. E poi ciascuno appunto ha una sua durata, una sua efficacia, c'è chi è molto efficace sulle pulci e meno sulle zecche, c'è chi agisce sui vermi intestinali ma non polmonari, chi sulla filaria in prevenzione e chi anche sui primi stadi di infestazione. E potremo star qui a parlare per ore. Inoltre, nella scelta dell'antiparassitario va anche considerato lo stile di vita dell'animale, ovvero se fa una vita prevalentemente all'aperto o se vive esclusivamente in casa, se fa spesso dei bagni, se vive in campagna piuttosto che in città, se va spesso nei boschi, se fa spesso viaggi nel sud, sulla costa tirrenica o se fa viaggi all'estero. Fatta tutta questa complessa premessa, comprendete che la scelta del prodotto antiparassitario è quindi articolata e non può essere affidata ad una pubblicità vista in TV piuttosto che al consiglio del commerciante del pet shop o al consiglio dell'amico che suo zio aveva un cane a cui aveva dato il tal prodotto. Motivo per cui vi invitiamo a visitare il nostro sito internet www.cvsl.it, dove troverete tante belle cose, ma anche l'articolo sugli antiparassitari che in maniera dettagliata vi spiegherà la differenza tra i prodotti e dove troverete due tabelle
una per il cane ed una per il gatto, in cui metteremo in comparazione i vari antiparassitari presenti sul mercato e tutti i differenti parassiti, con l'indicazione dell'efficacia, della durata, se sono per uso topico, cioè si applicano sulla cute, piuttosto che ad uso sistemico, cioè per bocca. Quindi, prima di comprare un prodotto antiparassitario per il vostro quadrupede, vi consigliamo di visitare il nostro sito web www.cvsl.it oppure di rivolgervi al vostro veterinario di fiducia, che, conoscendo il vostro animale e le sue esigenze, saprà darvi la risposta alla domanda: qual è il miglior antiparassitario per il mio animale? Un saluto e a presto con i consigli del vostro veterinario.